Nonostante il cambiamento dell'ora, Sala e Riccione si sfidano nel tardo pomeriggio. Calcio d'inizio fissato alle ore 17. Squadre con stati d'umore opposti. Riccione candidato alla vittoria finale, seppur in compagnia, aggiunge l'appuntamento da capolista. Il Sala, dopo il pareggio interno col Mondaino, è desideroso di capire di che pasta sia fatto. E verrà fuori una gara dove purtroppo Camai sarà costretto a lasciare il campo anzitempo, trasportato in ospedale dall'ambulanza. Auguri di pronta guarigione. La partita, già dopo 20 secondi dal calcio d'inizio, registra un tiro di Berlatti alzarsi sopra la traversa della porta difesa dagli Ardini. Neppure il tempo di riscaldarsi che Riccione al primo affondo, favorito da una deviazione involontaria alla propria porta dalla difesa del Sala, trova il gol. Dalla fascia sinistra la deviazione netta di Paganelli che sancisce lo 0-1 ospite. Riccione che procede alla strada del raddoppio, ma il tiro a giro di Cangini si spegne alto. Il Sala replica dal piazzato, il colpo di testa di Endoia sotto misura crea qualche brivido alla porta difesa dagli Ardini. Dall'altra parte Cremonini chiama la comoda presa a Urbini. Sul fine di tempo Riccione raddoppia, a centrocampo avviene una grande apertura di Giovannelli in direzione a Buzian. Il giocatore in uscita potrebbe essere anticipato da Urbini, quale cicca clamorosamente il pallone favorendo il raddoppio ospite. E lo stesso numero 11 poco dopo ne recupero a depositare la sfera a fondo campo. Nella ripresa Sala subito pericoloso dal corner, Boschi colpisce il pallone di testa, Liardini blocca la sfera. Al 16° si fa male purtroppo Camai, costretto ad uscire in barella, trasportato in ospedale dall'ambulanza. Endoia fa le prove del gol cercando un tiro a giro da posizione distante. Mentre con geniale l'assist che favorisce intro caso, stop, Veronica dentro l'area di rigore, girata in rete con Liardini che può solo alzare bandiera bianca. Da punizione a 3 dalla fine, l'ultimo pericolo lo crea quarta. Liardini risponde con Ubacar che risulta efficace per portare a casa i 3 punti. Risultato finale: Sala 1, Riccione 2.